Ciao a tutti, gente, io sono Gabriele Bianchi, mi avrete magari visto a qualche evento o a qualche collaborazione con Comics and Science ed è proprio per celebrare Comics and Science per l'occasione del Darwin Day che siamo qui per questo piccolo speciale oggi. Comics and Science è una lunga collana di pubblicazioni, qui alle mie spalle vedete qualche copertina di divulgazione scientifica a fumetti, creato grazie alla collaborazione di grandi del fumetto italiano, parliamo di grandi autori del calibro di Silver, Alfredo Castelli, Zero Calcare e tantissimi, tantissimi altri, e del massimo della ricerca scientifica in Italia. Tipicamente quello che viene fatto per creare un fumetto di Comics and Science è proprio prendere un gruppo di fumettisti che di scienza ne sanno tendenzialmente il giusto e lanciarli in un ambiente scientifico, in un centro di ricerca, in un'università e cose di questo genere, per vedere di esporli alla conoscenza scientifica e permettere loro di estrapolare e farsi ispirare per creare delle opere a fumetti, da cui poi partire per raccontare un tema scientifico. Visto che l'occasione è quella del Darwin Day, ovvero il 12 febbraio, la celebrazione della nascita di Charles Darwin, è in elaborazione un fumetto di Comics and Science tutto dedicato all'evoluzione. Quindi abbiamo lanciato uno dei nostri autori di Comics and Science, Walter Leoni, che adesso vi farò comparire magicamente allo schermo, e l'abbiamo, eccolo qua. Ciao Walter. Ciao Walter Gabriele. Leoni, veterano di Comics and Science, in realtà hai partecipato a davvero in una forma o l'altra a tantissimi dei volumi di Comics and Science. Sì, è vero. Anche perché dovendo trovare qualcuno che non ne capisca tanto di scienza, io ero il più impreparato tra i fumettisti a disposizione. Perfetto. E sei stato scelto, diciamo, come cavia proprio per il fumetto di Comics and Science legato all'evoluzione e quindi sei reduce da una gita all'Università di Bologna con un, come possiamo dire, anfitrione d'eccezione che ora farò comparire magicamente allo schermo grazie al potere della regia, Federico Plazzi. Eccolo qua. Ciao Gabriele, ciao Ciao Walter. Federico. Ciao Federico. Ecco sì, io sono quello Ed era un che ha po'. fatto il lavaggio del cervello a Walter sull'evoluzione. Federico, sei un ricercatore. Io non voglio dire il titolo giusto perché sicuramente lo sbaglierò, quindi lascerò che lo dica tu. Comunque, sei un ricercatore per l'Università di Bologna, diccelo tu. Sì, è giustissimo, sono un ricercatore dell'Università di Bologna al Dipartimento appunto di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali. Ovviamente, dato il tema, avremmo già tutti immaginato che sono per la parte delle scienze biologiche, naturalmente. E visto che possiamo contare sulla tua presenza e sulla tua, diciamo, grande esperienza professionale e accademica sul tema dell'evoluzione, io chiederei proprio di fare un'introduzione sul tema dell'evoluzione a Walter per vedere se è stato attento quando l'hai portato in giro per l'università. Walter, l'evoluzione. Guarda, me lo avessi chiesto 10 giorni fa, non avrei saputo veramente che cosa risponderti. La mia preparazione era sommaria. Poi invece sono stato a trovare Federico all'Università di Bologna e lì mi ha spiegato tutto ed è stata una cosa veramente deprimente, perché sono entrato all'università come l'ultimo e più splendido anello della catena evolutiva e ne sono uscito come un accrocchio arraffazzonato dal caso. E mi hanno spiegato per lungo tempo che sono stato anche molto fortunato a ritrovarmi in queste condizioni, nonostante io abbia, ma non sorridete perché anche voi, delle cose in più, delle cose in meno, delle cose fatte male e delle cose che non so perché ce le ho e ce le ho addosso e dentro. Nonostante questo, però, sto in piedi, sempre meno, me la cavo, come qualunque altro essere umano, diciamo. Quello che ho capito è che
soprattutto dell'evoluzione ne sapevo poco, perché se me l'avessero chiesto prima dell'incontro con Federico e gli altri, mi sarebbero tornati in mente, i miei studi scolastici, scarsi ovviamente, perché un po' per il sistema scolastico italiano, un po' perché ho dato anch'io il mio contributo di disattenzione, all'argomento. E quindi mi viene in mente quest'uomo barbuto che oramai è in tournée con una scimmia da almeno 150 anni ed è costretto a comparire accanto a questo scimmione. Mi sarebbero tornati in mente quei gradini della catena evolutiva, dalla scimmietta fino ad arrivare all'Homo erectus, che ho scoperto è una falsificazione terribile, anche fuorviante, un riassunto fuorviante dell'evoluzione, e poi giraffe sparse, giraffe che allungano il collo o giraffe dal collo più lungo e dal collo più corto, su cui poi cade una mannaia evolutiva. Che le sega e ne rimane fuori, se ne salva solamente una sorta di Hunger Games per giraffe, catena evolutiva. Invece, adesso, dopo il lavaggio del cervello, oddio, lavaggio del cervello, diciamo la sciacquatina al cervello che mi hanno dato i professori dell'Università di Bologna, ho scoperto un sacco di cose. Ho scoperto che questa meravigliosa avventura che chiamiamo evoluzione, è tutto un susseguirsi di eventi non solo imprevedibili, ma fortemente casuali, e però che il genere umano, perlomeno il genere umano come lo conosciamo, il genere dell'Homo sapiens al quale apparteniamo, ha vinto tutta una serie di lotterie nel corso di milioni di anni per arrivare fino a questo splendido risultato, e non intendo solamente me, ma anche voi. Questo qui dovrebbe Buono, buono. Siamo grati. gratificare noi e farci sentire molto fortunati. Dovremmo fare i nostri complimenti a Madre Natura e al suo probabile hangover in questo momento, perché sembra che combini, che sembra che lavori sotto l'effetto di sostanze psicotrope nel corso dei secoli, che però è riuscita a tirare fuori qualche cosa che ancora dura, mentre molti altri non ce l'hanno fatta. Ciao, uomo di Neanderthal. Francesco, Bravo, bravo come Walter. lo giudichiamo? Va bene. E qui Sì, possiamo devi chiudere perché tornare. più o meno ho detto tutto quello che andava detto sull'evoluzione. Possiamo Guarda, aspettarci questo l'esame livello superato, di, minimo diciamo, 24. elaborazione anche nel fumetto a cui stai lavorando, no, Walter? Minimo di elaborazione, diciamo che adesso sto ancora cercando di superare il trauma da input, nel senso che ci sono un sacco di cose da sapere, anche perché ero un foglio bianco disponibile ad essere riscritto completamente. Non è stato difficile resettare tutto quello che sapevo dell'evoluzione, ma in fondo lo scopo è proprio questo: prendere un fumettista che non ne sa niente o poco, perché poi possa capirne di più, imparare e trasmetterlo a altra gente che ne sa poco. Detta così è un po' umiliante, in effetti, adesso che ci ragiono nei confronti dei fumettisti, però. D'altronde questo è il mio ruolo, anni e anni a non imparare niente, finalmente danno i loro frutti. E ora però devo Mirko. recuperare, e in parte devo recuperare e in parte devo trovare la maniera per far capire anche agli altri, anche ai lettori, quello che ho capito e che spero ancora di capire ancora di più nelle prossime settimane sull'argomento evoluzione. Le cose da sapere sono tante, le cose da dire sono tante, troveremo il modo per dirle il più divertente e piacevole possibile. E questo ci riuscirà. Enrico, Sono volevo ancora nella chiederti. Sì, fase up dell'entusiasmo, fra un po' piangerò chiuso in bagno e in preda alla sindrome dell'impostore, ma quella dura un po', poi passa. dicevo, Federico, volevo chiederti questa cosa nello specifico. Qui stiamo parlando di divulgazione, quindi comunicazione della scienza. L'evoluzione, storicamente, per motivi che magari adesso possiamo anche approfondire, è sempre stata un tema piuttosto combattuto, difficile, è stato un po' un campo di battaglia storicamente per proprio la divulgazione nello specifico. Chi
cos'ha di tanto difficile l'evoluzione da comunicare al grande pubblico, comunque sia alle persone non specialiste? Insomma, perché ci sono così tanti fraintendimenti? Quali sono i più grandi, come dire, scogli che secondo te esistono quando si parla di evoluzione, si cerca di far capire l'evoluzione? Ma guarda, l'evoluzione è veramente un tema molto molto delicato, si fa fatica quando se ne parla in generale, diciamo a livello divulgativo, ma vedo è la stessa fatica che si fa magari quando provi a insegnare agli studenti, in classe, in aula, perché ci sono tante questioni, ci sono questioni storiche, ci sono questioni linguistiche. Adesso, a prescindere da polemiche più o meno sterili, di base c'è sicuramente il fatto che l'evoluzione sembra proprio, come dire, una cornice che è assolutamente controintuitiva per come è fatta la nostra testa. Quindi intanto c'è sicuramente l'enorme problema che noi dobbiamo accettare un po' quello che diceva Walter prima, cioè che non siamo il punto culminante di un cammino che da 3 miliardi di anni non aspettava altro che noi e cose del genere, che sicuramente può essere una questione ideologica, ma è anche proprio un modo che noi abbiamo di pensare, cioè ci viene anche abbastanza automatico, no? A prescindere da quello che ci possono aver insegnato. E quindi già c'è un ribaltamento che è difficile. Non a caso molti hanno paragonato questo anche al ribaltamento di qualche secolo prima, di quando ci siamo accorti che il nostro pianeta non era al centro dell'universo, no? Però forse è un ribaltamento anche più grande, nel senso che uno poteva consolarsi dicendo: vabbè, non sono al centro dell'universo, però almeno nel mio pianeta sono il più bravo di tutti. In realtà non è così. Guardare l'evoluzione, la vita nel suo complesso ci insegna proprio questo. E questa è una cosa che è difficile, assolutamente controintuitiva, non facile da far passare, non facile da convincere. E poi ci sono tutta una serie di altri errori che non sono semplici da spiegare. Nel senso che tante volte in un mondo fatto di talk show dove tu hai i 2 minuti, 5 minuti per spiegare, invece dovresti essere esposto, come ha fatto Walter, poveretto, ad ore di indottrinamento per riuscire a gestire una cosa. Io ammiro tantissimo Walter, sembrava, è presente il finale di Indiana Jones 4, quando lei esplode per troppa conoscenza. Temevo che sarebbe andata a finire così, poi per fortuna un treno pietoso ce l'ha portato via e lo ha tratto in salvo. Allora, sicuramente un problema enorme è che bisogna accorgersi che l'evoluzione è un processo senza direzione. E anche questa non è una cosa intuitiva. Non è una cosa intuitiva perché l'abbiamo chiamata evoluzione, e questo già è stato un errore di partenza, no? Che vuol dire invece direzione di spiegarsi una storia già scritta che si deve solo svolgere. E invece l'evoluzione non è così, eppure siamo comunque pieni di immagini in cui vediamo delle successioni, in cui vediamo l'uomo, no? Da sempre più curvo a sempre più eretto e tendenzialmente anche sempre più bello, eccetera, eccetera, o delle frecce oppure anche soltanto dei libri magari che si intitolano Dai batteri all'uomo, come se fosse, che ne so. Meglio l'uomo. Ah, è meglio l'uomo, come se fosse il destino, come se noi potessimo sopravvivere. Adesso sarebbe un'altra questione ancora, ma se adesso schiocchiamo le dita, siamo Thanos, schiocchiamo le dita e tutti i batteri improvvisamente scompaiono, non duriamo 10 minuti, cioè non c'è proprio speranza di sopravvivenza. È un altro discorso. E questo non è banale. Non è banale perché io ti posso spiegare teoricamente, guarda, funziona così così, l'evoluzione è fatta di divaricazioni. Però uno ti potrà sempre dire, sì, va bene, ma questa è la mia storia. E è un po' come, non so come dire, è un po' come guardare le cose a posteriori, no? Cioè, hai presente quei giochini in cui le palline cadono dall'alto e rimbalzano e possono andare di qua o di là e andare a finire? È chiaro che se io guardo una sola pallina dopo che la storia è capitata, quella lì ha fatto una sola strada. E se ne vedo cadere una sola, potrei dire, beh, era l'unica strada che poteva fare. In realtà, se guardo il sistema di tutte le palline che cadono, ci sono 1.000 strade possibili e nessuna è
preferita, cioè io posso tirare a indovinare, posso anche giocare con le probabilità e dire è più probabile che vada qui o che vada là, ma il sistema nel suo complesso non ha una direzione. Però cioè, questo non è banale, ripeto, cioè, c'è proprio il pregiudizio, ma c'è anche proprio un modo in cui è fatta la nostra testa, no? Che ricostruisce Certo. delle catene di eventi, di causa e effetto, Certo. come se dovessero essere così per forza. Sì, c'è questa grande, come dire, questo grande divario fra quello che intuitivamente noi percepiamo e quello che invece è e non è sempre la stessa cosa. Prima Walter parlava delle giraffe, io ricordo che a scuola mi era stato insegnato il discorso delle giraffe, il cui collo si allunga per raggiungere le foglie più alte dell'albero. E non è proprio così. No, non è proprio così. Allora, ci sono alcuni esempi in evoluzione che tornano in modo inarrestabile e incontrollabile, le giraffe, i fringuelli di Darwin, le falene che diventano bianche e nere sui tronchi bianchi e neri degli alberi. Allora, sì, le giraffe possono essere un ottimo esempio. L'idea è, nascono tante giraffe, sono tutte diverse, qualcuna ha il collo più lungo, qualcuna ha il collo più corto, qualcuna è più simpatica, qualcuna è più antipatica, qualcuna è più scura, qualcuna è più chiara, qualcuna è più tozza, qualcuna è più slanciata. E guarda caso, chi è che se la cava meglio, chi è che mangia di più? Quelle che hanno il collo un pochino più lungo, ma non ce l'hanno perché si sono sforzate di averlo. Ce l'hanno perché sono nate così. Come io sono nato in un modo e tu in un altro. Allora, quelle lì mangiano di più e quindi finisce che mangiando di più hanno più energia, più tempo, una vita più lunga, resistono meglio ai patogeni, può succedere di tutto. Fatto sta che si riproducono di più. E siccome tendiamo a essere simili ai nostri genitori, nasceranno un po' più di giraffine che hanno il collo un pochino più lungo di come ce l'avevano i nonni, i bisnonni prima, e così via di generazione in generazione, finché è utile arrivare in alto a mangiare, cioè finché le foglie sono in alto, finché la competizione è per quello, eccetera, allora piano piano il collo si allunga, ma è un effetto, come dire, su tutta la popolazione. Cioè io le guardo tutte insieme e dico, guarda, il collo in media si sta allungando, ma continueranno a nascere giraffe col collo un po' più corto dei loro genitori, che mangeranno meno, se la caveranno peggio e si riprodurranno di meno. Certo, Però c'è capisci anche questo. che da vendere è molto più difficile. Quanti minuti ci ho Certo, messo a dirti tutto rispetto a è chiaro, dirti il collo è assolutamente. lungo perché devono mangiare in cima agli alberi? Certo, anche un altro tema a cui accennavi. Prima accennavate entrambi, in realtà è proprio l'elemento di casualità, no? Che queste sono tutte mutazioni casuali che poi vengono selezionate dalle circostanze, sostanzialmente. Questo è un altro elemento che non solo richiede più tempo per essere spiegato e digerito, ma in più, come dicevi tu prima, è un po' una rivoluzione rispetto a quello che noi vorremmo fosse vero. No, noi vorremmo che fossimo le creazioni perfette di qualcuno che ci ha creato così perché è giusto che siamo così. E invece scoprire che siamo un frutto fondamentalmente del caso può essere una fonte di, come dire, di delusione e quindi di resistenza, no? A cui viene contrapposto, ad esempio, il concetto di disegno intelligente. E così via. Questo immagino che, per quello che all'inizio dicevo, che la divulgazione sull'evoluzione nello specifico come dire, è un campo di battaglia notevole. Ecco. E quindi, Walter, tu hai una responsabilità parecchio importante, insomma, rispetto anche ad altri tuoi colleghi che hanno lavorato per Comics and Science, perché ti è toccata la materia. Sì, Difficile. devo dire che in effetti questa sorta non di pregiudizio, ma di convinzione di sapere alcune cose, che anche se sai che non sono vere, comunque ci sei affezionato anche emotivamente. Mi è capitato qualche tempo fa di portare mio figlio a uno zoo con delle scimmie, e c'erano gli scimpanzé, e stai lì di fronte alla gabbia e li guardi. E sono lì che sbucciano le banane, si spulciano, tirano la cacca, però comunque li guardi con l'aria come per dire
tra un paio di milioni di anni questi qui giocano alla play. Cioè, sembra, e invece non è così, immagino. E, no, non è così proprio, non è che lo immagino io. E però questo tipo di legame emotivo con un certo nostro immaginario esiste. È quello che anche perché aveva ragione Federico, è che poi le cose al di là di come sono ci piace raccontarcele non per come sono, ma proprio in base a quanto sono belle le storie. E quindi dobbiamo cercare di fare una storia bella e che sia bella da raccontarci e che in questo caso però dica anche cose corrette, che da qui a qualche tempo saranno completamente smentite dai progressi degli studi, come è giusto che sia, ma noi dobbiamo arrivare da qui a 6 mesi, quattro. Non pretendiamo di avere ragione per sempre, però per il momento vogliamo tirar fuori una storia accattivante, divertente, carina, che anche per noi ci sia gusto leggerla e raccontarcela e che sia anche corretta scientificamente in questo caso. Com'è il tuo processo, Walter? Cioè, tu sei stato appunto, hai fatto questa grande full immersion in università, ti sei lasciato riempire di nozioni, cambiare quello che pensavi fosse vero e tutto quanto. Poi torni a casa e cosa succede? Ma guarda, Quanto tempo ci hai messo per elaborare? Com'è stato il processo? non ho ancora elaborato, diciamo, quindi de devo ancora finire di elaborare. Anche Ok. perché in questo caso è leggermente diverso dal solito, perché normalmente vengo colto da a me piace chiamarlo lampo di genio, ma temo che non sia questo il nome corretto, in effetti. Cioè, c'è qualche cosa che mi colpisce particolarmente, per cui riesco a trovare. Qual è il fulcro del discorso, anche qual è la cosa divertente. In questo caso, il problema su questo fumetto, temo, ma non credo neanche che sia un problema, ma sarà che ce ne sono tantissime di cose divertenti, che c'è tantissime cose interessanti, tantissime cose piacevoli da raccontare. E se normalmente un argomento scientifico è abbastanza noioso in sé, e quindi tu ci devi aggiungere, se vuoi fare un fumetto divertente, il lato divertente. Qui ci sono parecchie cose che il lato divertente se lo portano dietro di per sé stesse. Forse la cosa più complicata sarà il lavoro di scrematura tra tante queste cose. Scegliere quelle che tornano utili per il fumetto e per raccontare la storia che andremo a raccontare, piuttosto che doverne trovare di cose divertenti, perché effettivamente al di là dell'universo, del mondo intero e di tutte le specie che ci sono, in particolare la nostra, se ci andiamo a guardare un tantino nel dettaglio di cose che fanno ridere, ce ne sono parecchie. Tu stai lavorando a questa storia da solo, perché tu sei un autore completo. Questa cosa adesso sta facendo il giro, diciamo che non è la prima volta che vengo preso in giro perché mi occupo sia delle sceneggiature che dei disegni. Non so chi ti ha parlato di questa mia debolezza, ma più che altro è perché ci tengo, perché io mi assumo la responsabilità di tutto. Non sono come quei codardi dei disegnatori che hanno solo obbedito agli sceneggiatori e quei codardi degli sceneggiatori che sono stati fraintesi dai disegnatori che non sono riusciti a rendere Loro quello la che hanno. raccontano sotto forma di grande collaborazione, molto, come dire, florida, questo dare e avere di idee, no? Io collaboro con me stesso e non sempre è una collaborazione proficua e non sempre una collaborazione pacifica. Però diciamo che vado per inseguimento, le cose che mi vengono in mente devono tenere conto dei limiti che ho dal punto di vista del disegno. E i limiti che ho dal punto di vista del disegno, a volte sono costretto a superarli dalle mie pretese di sceneggiatore. È una vita difficile, quella dell'autore completo, ma gratificante. Gratificante, certamente. Per gratificare il doppio a tutti gli effetti, Doppio. insomma, doppio degli oneri, doppio degli oneri, degli onori, Esatto. cosa sto E dicendo? doppia anche della responsabilità, alla fine è tutta tua.
Come funzionerà diciamo, l'aspetto della consulenza scientifica? Pensi di essere già abbastanza sicuro di te insomma, con la giornata di full immersion? Ti terrà in contatto? Allora, mi terrò sicuramente in contatto e utilizzerò i miei consulenti per il fumetto nel momento in cui dovessi avere bisogno di aiuto. E per il momento devo decidere la storia e sapere che cosa chiedere. A un certo punto dovrò chiedere non solo il riscontro di quello che dico, ma anche del modo in cui lo dico, perché tutto deve essere corretto. Diciamo che c'è un giochino che a volte si può fare, quello di fingersi all'interno dei fumetti più ignoranti di quello che si è per far scatenare la risata e per far uscire fuori per contrasto invece la realtà. In questo caso non sarà necessario perché in realtà sono veramente più ignorante in questo argomento. Però so che non posso dire cose inesatte. Anzi, Questo è sempre stata una caratteristica di Comics and Science, cioè certo. la parte fumettistica, diciamo, degli albi di Comics and Science fa sempre storia a sé, nel senso che l'idea è quella di fare una storia a fumetti che sia genuinamente bella da leggere, non è diciamo, il bigino trasformato in un fumetto, ma è una storia a fumetti a tutti gli effetti. Con poi tutta la parte degli approfondimenti scientifici, dei contributi degli esperti e tutto quanto. Ma ovviamente, anche se il fumetto appunto vive di vita propria, insomma, e deve stare in piedi con le sue gambe, essendo un fumetto di Comics and Science, deve comunque passare perlomeno al vaglio, diciamo, degli esperti per controllare che ogni virgola sia precisa, insomma. Quindi ecco, per quello Esatto, che chiedevo. Quale sarà il processo in questo senso? dobbiamo evitare i due rischi, cioè di dire cose inesatte e dobbiamo assolutamente evitare il rischio spiegone, che è il nostro nemico. Certo, che invece appunto è dedicato a, cioè che è, diciamo, dato in mano alla parte appunto degli approfondimenti dei volumi. Su questo appunto tornerei a Federico chiedendoti. Visto che già stavamo entrando un po' in questo discorso, ed è un discorso che mi interessa anche molto personalmente, ovvero quello di trovare il modo giusto di comunicare, nella scienza in generale, ma ovviamente, stiamo parlando di biologia ed evoluzione. Abbiamo già iniziato ad accennarne qualcuno, ma quali altri fraintendimenti grossi ci sono attorno all'evoluzione? Quali sono le aspettative che uno, anche magari con una buona, diciamo, conoscenza, al di là cioè degli sbarioni più importanti, una volta che uno ha una conoscenza dell'evoluzione, quali sono le cose che ancora si fa fatica a beccare giuste? Io credo che appunto qui siamo in una situazione nella quale abbiamo davvero due livelli di difficoltà, nel senso che possiamo avere una totale ignoranza, un rifiuto, quindi spiegazione al pari del disegno intelligente, però lì stiamo parlando di discorsi di più né meno che la Terra piatta e l'ipotesi di Pacman, capito? Il problema tante volte è molto di più chi pensa di aver capito come funziona l'evoluzione biologica, ma perché ne ha ricevuta, compresa, gli è stata insegnata una versione talmente semplificata, talmente edulcorata, talmente banalizzata da essere praticamente erronea. Perché innanzitutto l'evoluzione ha questo, che è un insieme di fatti, un insieme di storie, di aneddoti, di osservazioni, di questo animale fa così, a questa pianta è successo questo, 150 milioni di anni fa, insomma, in Siberia è successo questo, eccetera. Fai fatica a non trovare eccezioni, fai fatica a trovare delle leggi che siano stabili. E quindi se io semplifico troppo, se io ti do degli assoluti, se io ti dico questo è sempre così, già probabilmente commetto un errore io nel dirtelo, però tu vai avanti con una concezione, ripeto, talmente semplificata da essere sbagliata. Quindi ci sono in giro tante versioni, come dire, distorte dell'evoluzione di gente che pensa comunque di avere l'idea chiara, no? Allora, tutte le volte che diciamo l'uomo discende dallo scimpanzé,
e lo diciamo e pensiamo di dirlo sapendo quello che diciamo, è sbagliato. O quando si dice la legge della sopravvivenza del più forte, anche quello non ha senso, è sbagliato. Sono versioni talmente semplificate da essere pericolose. Io penso che una delle questioni più, un po', forse più complicate anche di chi effettivamente ci ha lavorato è lo strapotere che a volte associamo alla selezione naturale, no? Cioè noi, nella migliore delle ipotesi, di solito abbiamo anche capito che la natura ha un meccanismo per cui sostanzialmente rimangono quelle varianti favorevoli. E siamo convinti spesso che questo meccanismo sia talmente potente, talmente pervasivo, talmente fecondo, che non ci sia nessuna parte, nessuno tratto, non ci sia assolutamente nulla in nessun organismo che non abbia uno scopo. E allora siamo abituati, e sono abituato a lezioni, a chiedere, a sentirmi chiedere: ma perché questa cosa è fatta così? Ma perché questa farfalla è così bella? Ma perché la conchiglia ha quel colore? Perché un po' è il nostro cervello che è fatto così, ma un po' siamo stati abituati a pensare che ogni parte abbia una sua funzione. Se tu guardi su internet, ci sono delle immagini meravigliose. Ne avevo trovata una di un varano che vi avevo mandato prima. Ci sono delle immagini meravigliose che ti fanno vedere l'animale, la pianta o quello che è, ciascuno con delle frecce che ti indicano tutti i meravigliosi adattamenti che ti spiegano questo serve a questo, questo serve a quell'altro. Questo Sul è varano. uno dei tanti esempi che si possono fare, no? Allora, tu non mi puoi dire che il varano mantiene apposta dei batteri nella bocca perché così quando ferisce la preda questi possono dare più facilmente delle infezioni. Perché la questione è, prova te a non tenere dei batteri in bocca. Proviamo a costruire un organismo sterile, a farlo rimanere asettico. Non è possibile, i batteri sono lì per i fatti loro. Non è che il varano sia andato a cercarsi chissà cosa. Noi tendiamo a pensare che l'evoluzione produca il migliore dei mondi possibili. Un esempio carino che si fa, io ho qui il Candido di Voltaire. Candido di Voltaire prende in giro i filosofi che pensavano di essere nel migliore dei mondi possibili. E il dottor Pangloss spiega a un certo punto a Candido: i nasi sono stati fatti per portare occhiali e noi abbiamo infatti degli occhiali. Le gambe sono visibilmente istituite per essere rivestite e noi abbiamo dei calzoni. Le pietre sono state costituite per essere tagliate per farne castelli, così Monsignore ha un bellissimo castello. Ecco, chiaramente noi non abbiamo le gambe per metterci sopra i pantaloni, però siamo abituati invece a ragionare così per gli esseri viventi. Comprendere appieno l'evoluzione significa comprendere che forse non è la risposta che è difficile, è la domanda che è sbagliata. Cioè, è il chiedersi continuamente il perché di ogni singola struttura che non è utile, nel senso che tante strutture sono lì perché sì, sono lì perché è andata così, sono lì perché sono varianti che sono comparse insieme ad altre varianti che invece erano utili e quindi se le sono portate dietro tipo autostoppista, sono lì perché non è capitato niente di meglio, sono lì perché erano nei nostri antenati. E nei nostri antenati funzionavano e ci sono rimaste. Perché quando siamo nella pancia della mamma durante la gravidanza si aprono le fessure branchiali e poi si richiudono subito? Non è una cosa che ha senso, è una cosa che ci portiamo dietro dai nostri antenati che assomigliavano molto ai pesci attuali. Perché hai esattamente cinque dita? Vogliamo stare davvero a discutere del fatto che la mano con cinque dita è quella migliore di tutte? Io penso che se ne avessimo sei, appunto, a proposito del giocare alla play, sarebbe stato anche meglio, avremmo avuto più disponibilità di comandi, no? È andato così. Il nostro antenato, l'antenato comune, diciamo praticamente di tutti i vertebrati terrestri, gli anfibi, i rettili, eccetera, 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 perlomeno di quelli viventi attualmente, aveva cinque dita. Se ne aveva sei, adesso ne avevamo sei anche noi. Se ne aveva quattro, ne avevamo quattro anche noi. Tant'è vero che qualcuno questa cosa l'ha aggiustata e il cavallo si ritrova un dito solo, perché lì sì che è intervenuto l'adattamento, no? Quindi ci sono una serie di cose nelle quali non ci dobbiamo chiedere perché. E invece questa è una fatica che ci si porta dietro tante volte. Ah, ho capito, l'evoluzione fa sì che ogni pezzo sia perfettamente adattato e perfettamente Certo, perché una funzionale a volta qualcosa. compresa a un certo livello l'evoluzione, tu la usi come, diciamo, spiegazione logica, percorso logico che ti porta a quell'evoluzione.
a quello che necessariamente vedi adesso, perché alla fine tutto si basa su quello che c'è ora. Quindi se io vedo il mio occhio che funziona, per esempio, vuol dire che deve essere stata l'evoluzione ad essere arrivata esattamente lì perché così doveva andare. Mentre mi stai dicendo che l'evoluzione, come dire, la reale forza, diciamo, di spiegazione dell'evoluzione è che spiega proprio la totale diversità di quello che vediamo, insomma, quello che funziona meglio, quello che funziona peggio. Sì, guarda, il punto è che l'evoluzione ti dà una visione storica e non necessaria, cioè non è, non so come dire, la legge del moto rettilineo uniforme, no? Per cui se io so la velocità e il tempo, so la distanza che verrà percorsa, per cui se la mia automobile fa i 30 km orari a Bologna, se qualcuno se ne fosse accorto, e vado per 20 minuti, faccio esattamente questo spazio. L'evoluzione biologica funziona in un modo diverso, per cui io ti posso solo raccontare come sono andate le cose. Mi fa piacere che tu abbia tirato fuori l'esempio dell'occhio, giuro che non ci siamo messi d'accordo, perlomeno non che io sappia. L'occhio è un esempio interessantissimo di questo, perché spesso viene tirato fuori dicendo: ah, guarda, un organo mirabilmente perfetto, figurati, non poteva che essere fatto così, non può essersi evoluto per gradi. In realtà noi in natura abbiamo esempi di occhi fatti molto meglio dei nostri. Ci sono, faccio in frettissima perché voglio appunto evitare lo spiegone, anche perché Walter, secondo me, se gliene faccio un altro mi spara, non so come fa telematicamente, ma ci riesce. Ci sono due gruppi di animali che hanno ottenuto nel corso della loro storia l'occhio quello fatto come il nostro, no? Quindi a camera oscura, no? Con l'idea fondamentalmente di uno spazio vuoto dove la luce entra e poi si stampa su una retina. Siamo noi, quindi vertebrati, diciamo, e sono i cefalopodi, quindi le seppie, i calamari, i polpi, che infatti hanno quegli occhi, no? E tutti siamo fatti più o meno allo stesso modo, c'è cioè in qualche modo una lente che riflette una luce. Sul fondo dell'occhio ci sono le cellule che sentono la luce, i famosi coni e i bastoncelli, no? Che anche quelli ci ricordiamo dai tempi della scuola. I coni e i bastoncelli sono delle cellule che da un lato, in qualche modo, quando vengono colpite dalla luce, reagiscono e dall'altro lato generano un impulso di natura elettrica. Tutte queste punte, diciamo, delle cellule all'indietro si uniscono insieme in un grande fascio che è il nervo ottico. Sostanzialmente funziona così. Ora, nel nostro occhio, i coni e i bastoncelli, forse riusciamo, abbiamo anche uno schema che avevo mandato, i coni e i bastoncelli sono capovolti, quindi la parte che riceve la luce è girata verso il fondo, verso la tua nuca, diciamo. E il nervo ottico emerge in avanti, deve piegare e tornare indietro. Tant'è vero che c'è una parte della nostra retina che è cieca, perché è la parte dove emerge il nervo ottico, dove queste cellule si uniscono insieme. Ora, è ovvio che qualunque ingegnere che dovesse costruire un occhio lo farebbe con le cellule, con la parte delle cellule che devono guardare la luce rivolta verso la luce, verso fuori, e col nervo che emerge da dietro. E guarda un po', questo è il modo in cui sono fatti gli occhi dei cefalopodi. Questo qua è uno schema di come è fatto un occhio, io adesso non so più se è una seppia, un calamaro o qualcosa del genere, che sono fatti bene, molto cioè sono molto più efficienti evidentemente, quantomeno non hanno una zona cieca. Però io non direi che i nostri occhi non funzionano. Possiamo essere miopi, possiamo essere presbiti, possiamo essere astigmatici, però tendenzialmente il modello funziona. È andata così nella nostra storia, tanto tempo fa, è andata così e tutto sommato ha funzionato, non c'erano troppe competizioni, è l'unico modello che è saltato fuori e ce lo teniamo. Ai cefalopodi è andata meglio per certi È versi, andata però di meglio, nuovo, certo. meglio dal punto di vista di un ingegnere, perché quando sei sul sushi ho vinto io in realtà. Quindi, capito, la questione è sempre la Certo. storia come è andata e non l'evoluzione che porta alla massima efficienza, eccetera. Un ingegnere sa fare molto meglio. Mi era venuto in mente l'occhio in realtà perché mi era tornata alla mente un'intervista a Richard Dawkins che rispondeva a un'obiezione del tipo: l'evoluzione non può essere vera perché l'occhio o è fatto così o non funziona, non ha senso arrivare per gradi all'occhio. E lui faceva invece vedere, insomma, quali sono i passaggi intermedi e qual è il vantaggio evolutivo di avere anche un occhio che
per esempio, distingue solo luce e ombra e cose di questo genere, insomma. Per cui, però, sono contento di averti stuzzicato su qualcosa di questo genere. Allora, io direi che ci possiamo avviare alla conclusione di questa chiacchierata, ringraziando tantissimo i nostri ospiti, Walter, e Federico. Federico, a me è stato detto, prima di salutarci del tutto, di stuzzicarti su un altro tema e semplicemente di dirti la parola anda e poi stare zitto. La parola? Panda, mi è stato detto che c'è qualcosa che hai contro i panda. Ah, la parola panda, scusa, non avevo sentito la P, continuiamo a sentire anda e non... No, sì, il panda è un perfetto esempio di animale disadattato. Cioè, adesso ormai ultimamente la letteratura fiorisce su questo argomento, però il panda è un esempio, adesso poi noi gli vogliamo bene, è simpatico, tutto quello che vuoi, però... Figlio mio bello, cioè sei un orso, cioè è un Salutiamo gli amici sistema. del WWF che sicuramente ci seguono da Salutiamo casa. gli amici del WWF, ma perché è un animale carismatico e nel momento in cui ne abbiamo fatto un simbolo è giusto, perché dopo è il simbolo che c'è dietro che conta, però il panda in quanto tale è un orso che ha deciso di mangiare soltanto vegetali senza avere un intestino in grado di farlo e non è facile, prova tu a mangiare solo bambù, poi dimmi come stai. Il panda non riesce ad assorbire, il panda assorbe una percentuale microscopica di tutto quello che ingurgita e oltretutto ingurgita praticamente soltanto un'unica specie vegetale. Poi lascia fare che noi ci stiamo facendo del nostro per fargliela sparire. Però il panda è un animale che si è ficcato da solo in un guaio evolutivo colossale, capito? È un orso che si è specializzato su una dieta per la quale non ha ottenuto gli adattamenti necessari. Se non lo estinguiamo noi... Si poteva estinguere tranquillamente da solo, nel senso che è un perfetto esempio di come a volte localmente le cose funzionano finché l'ambiente è tranquillo, finché le foreste di bambù non scompaiono, finché comunque sei bello grosso, quindi hai voglia che un predatore ti venga a cercare quando sei adulto e cose del genere, ce la puoi anche fare, ce la puoi anche fare in modo estremamente raffazzonato. Sopravvivi, per carità, però... Quando arriva un cambiamento ambientale sarà difficile che tu riesca per caso ad avere magari gli adattamenti buoni perché ti sei ficcato. Quindi la parola disadattato per il panda è perfetta. E come nel panda si potrebbero fare tantissimi altri esempi, ma questo è evidente anche perché è facile, ce cioè lo conosciamo molto bene, sappiamo tutti come è fatto un panda, però forse non abbiamo mai ragionato sul fatto che... come dire, ha un'ecologia che veramente lo mette a rischio. Questo è quello che vuol dire che non è detto che l'evoluzione, come dire, ti faccia perfetto. Prima di questa chiacchierata, io alla tua spiegazione poi avrei fatto seguire la domanda: ma allora perché è venuto fuori così? Adesso so che questa domanda non ha senso, quindi grazie Bravo. Federico, perché E così non questa ti cosa declaro una l'avrei detto risposta, secondo me perché molto è la più semplice. domanda che è mal posta. Esattamente, sì. Walter, per quando indicativamente pensi di avere un'idea sulla storia, per quando pensi di arrivare a una Domani. conclusione dei Domani è lavori? pronta. Ah, Domani è fantastico. pronta. Sì, domani è finito. Non lo E so, allora. devo prima capire bene l'argomento, poi C'è un trovare. panda nella storia? Ci E sarà un panda? non lo so, può darsi che ci sia, no, ancora non lo so. Non vorrei essere io quel panda, diciamo. Allora, io ringrazio di nuovo Walter e Federico e do appuntamento a tutti quanti quando il volume, che è una collaborazione proprio fra Comics and Science e l'Università di Bologna, uscirà e verrà distribuito. Questa era una. Continuo io, questa era una comune. Gabriele, sei estinto. È proprio il segno che dobbiamo salutarci. Niente. Federico, facciamo noi gli onori di casa, mi sa. Facciamo noi, Chiudiamo tutti facciamo noi. ringraziando il nostro host Gabriele.
Salutiamo Federico, saluto io da parte di Comics and Science. Diamo l'appuntamento a tutti quanti al Comics and Science Palace a Lucca, dove dall'anno scorso Comics and Science organizza i suoi incontri. E Quando poi sei. non servi più, Gabriele. Adesso vado avanti io tranquillamente. Visto che abbiamo avuto un problema tecnico. Ringraziamo e ci vediamo la prossima volta con i prossimi fantastici appuntamenti del Comics and Science. Ciao a tutti. Ciao a Ciao a tutti. tutti.